Vladislav, pardon, è a Kiev, in quella Kiev che non si capisce bene cosa accade e continua a essere bombardata, mentre i russi dicono che fanno, potrebbero fare una ritirata. Vorrei che lui ci dicesse questo aspetto, no, che del suo popolo, della sua gente, cioè quanto, per carità, invocano le nostre armi ma combattono a prescindere, diciamo, tra virgolette. Vladislav. Sì, è stata molto giusta l'analisi, anzi il verdetto, dato che noi non è che combattiamo per Zelensky, oppure combattiamo perché ci date le armi, noi combattiamo per difendere la nostra casa e del nostro futuro, quello che come noi lo vediamo, e non come lo vedono dal Cremlino, è quello il fatto. Per quel che riguarda Kiev, sì, ieri anch'io ho sentito, come tutto il mondo, questi due rappresentanti della delegazione russa che dicevano che i russi avrebbero di molto diminuito l'attività bellica nella regione di Kiev e Chernihiv. Falsità. Perché subito dopo che hanno detto queste cose, le sirene a Kiev hanno iniziato di nuovo ad ululare. Nei dintorni di Kiev ci sono stati degli scontri armati con artiglieria e fanteria. Chernihiv è stata bombardata, quindi credere ai russi, insomma, è un po' prendersi in giro, perché a mio avviso e l'avviso di molti analitici, non soltanto in Ucraina ma anche per esempio statunitensi, quello che sta cercando di fare in questo momento la Russia è prendere tempo. Loro si devono riraggruppare perché hanno subito delle perdite ingenti. Infatti stamattina mi diceva Fioravanti un riposizionamento sul campo, è quello che sta accadendo davvero. Sì, sì. Stanno cercando di guadagnare tempo per fare quello che insomma hanno veramente intenzione di fare. Effettivamente adesso la concentrazione delle attività belliche che si stanno più che altro notando nella parte orientale dell'Ucraina, ossia nella regione di Lugansk e Donetsk, anch'esse bombardate di continuo e continui scontri fra le due parti. Per adesso la resistenza e le linee ucraine stanno tenendo, però effettivamente lì... Certo, no, no, ma non c'è dubbio che il tempo gioca anche contro di voi, perché le risorse sono quelle e voi le avete messe tutte in campo, questa è la verità. Scusa.